Intanto porto i saluti ovviamente del Presidente Zaia e del collega Marcato, che come è stato ben detto è quello che ha la delega e che relaziona particolarmente con la città metropolitana e con Venezia. E parlare dopo Mugnaro non è facile, perché abbiamo capito la grande passione, l'enfasi, ma soprattutto l'impegno che si sta mettendo questo territorio. Ha detto bene, però, perché in questi anni c'è stato davvero un grande gioco di squadra. Un gioco di squadra che ha visto partecipi appunto i territori, dalla città metropolitana al comune, alla regione, alle associazioni di mondo economico che sono al nostro fianco su questa partita, e diverse cose sono state fatte. Mi è piaciuta la battuta, da qui al futuro non ci sarà sinistra, destra, centro, ma capaci e incapaci. Bisogna lavorare assieme, e quindi di fatto oggi la sfida e questa opportunità, la relazione che è stata fatta è stata eccellente, bellissima, perché ha dato tantissimi spunti. Sulle opportunità che ha questa zona, che ha Porto Marghera, ma che ha l'intero territorio, rispetto a temi che sono legati all'industria, ovviamente al tema dell'economia, ma perché no allo sport, ma perché no al turismo. Prima azienda in Veneto il turismo, 18 miliardi di fatturato. Pensare che all'interno di questa nuova rigenerazione si possano toccare eventi come quelli che la Regione, assieme a tutto il territorio e alle parti stakeholders del territorio, hanno messo in piedi. Milano Cortina è stato citato come eccellenza, ma anche il solo fatto di avere le colline del Prosecco come riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO. Mi viene sempre in mente la battuta del Presidente Zaia quando dice: quando che sole si scalda tutti, nel senso che quando ci sono opportunità di crescita, ci sono opportunità di crescita che non sono solo legate, salutiamo anche l'onorevole Baretta, grazie, ciao, e sono opportunità di crescita che sono opportunità di crescita che valgono per tutti, quindi dallo sport alla rigenerazione. Per quanto riguarda invece la questione, diciamo, economica e dal punto di vista turistica, diventa fondamentale. Però è stato detto bene, passa attraverso quella che è la soluzione al tema delle bonifiche. Da tanti anni si sta parlando e si sta investendo molto. Quest'anno la Regione, con le iscrizioni in conto avanzo, lo sa bene il sindaco Bugnaro, abbiamo messo a disposizione decine e decine di milioni di euro, e si sta andando avanti su quelle che sono appunto le tematiche legate al Barone Maranzani, piuttosto che a accordi di programma col MISE del 2015, piuttosto che le aree complesse, e quindi tutta una serie di strumenti che mettono poi nelle condizioni di avere risorse. Però qua il gioco è un gioco appunto di squadra, per completare, perché chi arriva, qua abbiamo gli ordini professionali che vi ringrazio, ma il mondo economico, l'imprenditore che vede in una grande potenzialità Venezia, Porto Marghera, e quindi investimenti importanti, se gli metti davanti una possibile nebbia con 10 anni di burocrazia e di scartoffie, la difficoltà di poter fare impresa, non dico domani, ma nel giro di pochi mesi, è chiaro che queste opportunità scappano. L'imprenditore oggi guarda a quello che è il business e l'opportunità, il tappeto rosso che noi dovremmo mettere, dobbiamo metterle quindi in condizione sine qua non per partire, è completare tutta la questione delle bonifiche. E ci sono diverse risorse che ancora mancano all'appello, dobbiamo ricordarlo con il ministro Costa, non è stata una passeggiata, questo me lo dice il collega Marcato, ma anche il collega Bottacin, che è l'ambiente. Insomma, tante interlocuzioni, tanti impegni, uno fra tutti, 72 milioni entro fine anno per completare tutta una serie di lavori sempre a Porto Marghera, che speriamo insomma trovino soluzione. Poi avremo anche magari la parte del governo che ci dirà su questa questione. Però ripeto, questa è la condizione base: azzerare e quindi chiudere tutto il tema della bonifica, per mettere nelle condizioni che strumenti come quelli che oggi ci sottopongono gli ordini professionali, che diventano occasioni di confronto, possano essere portate in realtà. Quindi attraverso appunto una stretta sinergia con il territorio, quindi con la città metropolitana, che come ama dire Bugnaro non è la città metropolitana, la provincia di Venezia, ma l'intero Veneto, perché poi questo territorio ha potenzialità che si espandono fuori dal confine della sola città metropolitana, ma diventano veramente occasioni di crescita. Abbiamo quindi un lavoro qua, spero che si faccia un lavoro non solo diciamo partitico di appartenenza, ma che sia una lobby territoriale, la lobby territoriale che consenta appunto a una crescita. Prima è stato detto nella relazione che la ZES non può essere data a Venezia, perché in Veneto ci arrangiamo da soli. Funziona così, non funziona così. La ZES viene messa in discussione così tanto quanto viene messa in discussione nelle altre regioni, con un'aggiunta: che noi veneti siamo bravi a fare le nozze con i fichi secchi. Quindi, se poi
questa realtà dovesse creare i presupposti che abbiamo già messo in piedi in altre situazioni e creare, provate a pensare, un porto maniera riqualificato, rivisto con le opportunità che ci sono state date dallo spunto del relatore prima. Io credo che cresceremo di qualche punto percentuale del PIL nazionale, perché il brand di Venezia lo conosce il mondo, le opportunità che solo questa zona può dare la conoscono il mondo, gli imprenditori tirerebbero su non solo le antenne, avremo qualche punto di PIL percentuale. E questi signori che magari invece ragionano solo da qualche salottino romano devono capire che quando c'è il nazionale, c'è crescita, c'è economia, ci sono anche compartecipazioni importanti alla imposizione fiscale, quindi parlo dell'IRES, parlo dell'IRPEF, parlo dell'IVA, che sono compartecipazioni che vanno a finire anche alle altre regioni, giustamente, in una equa distribuzione e che quindi aiutano anche a ripristinare e aumentare il Fondo Sanitario Nazionale di quelle regioni, di quei territori, di aumentare la tassazione e quindi i servizi di altre zone del paese. Noi siamo pronti alla sfida. L'ho detto prima Brugnaro, l'autonomia su questo tema fosse portata in Veneto, su questo tema magari avremmo risolto il problema e tanti professionisti che oggi sono in sala e che magari hanno l'incarico dall'imprenditore e vengono, non sanno neppure in quale ufficio andare a chiedere la documentazione. Dovrebbe partire da un sportello unico che ti dica: io da questa presentazione, di questa pratica, ti do io gli indirizzi. Perché molti professionisti mi dicono che non sanno neanche, molte volte, a quale ufficio puoi andare a chiedere conto per avere le 1000 autorizzazioni necessarie. Quindi è chiaro che snellire la macchina amministrativa, mettere in condizione tutti i professionisti che sono oggi qui presenti, ma che sono poi il fulcro e la creatività che ci è stata poc'anzi illustrata, è molto fondamentale. Alla politica, alle istituzioni, spetta il compito di far squadra. Non è tempo di mettersi medagliette su questo problema lì, ma è quello di far squadra assieme, perché oggi dobbiamo partire dalle risorse, chiudere, ripeto, e chiudo il mio saluto, chiudere la bonifica di quell'area e poi mettere nelle condizioni, non con tavoli tecnici, perché quando non si sa cosa dire si inventa un tavolo tecnico e quindi il tavolo tecnico lì accontenta sempre con tutti. Ma oggi è finito il tempo dei tavoli tecnici, bisogna chiudere appunto questa bonifica dell'area, dopodiché lavorare assieme con le istituzioni, perché credo che il Veneto, i veneti, gli imprenditori, i professionisti non manchi l'ingegno e l'idea appunto di progettualità per far crescere questa zona. Credo che far crescere oggi Porto Marghera e l'intera area, compresa la portualità, possa consentire veramente uno sviluppo importante anche dal punto di vista del governo centrale, che deve vedere questa come grande opportunità, perché il Veneto è in grado appunto di portare ricchezza attraverso questo. Quindi l'aiuto di Stato diventa un investimento per far crescere risorse che poi rientreranno attraverso quella che è la pressione fiscale, gli utili d'impresa, e quindi diventerà sicuramente un investimento ben fatto. Quindi spero che anche con l'onorevole Barretta si riesca oggi a fare sintesi, ma soprattutto, come dicevo, fare un grande gioco di squadra, perché le grandi opportunità ci sono e mai come in questo periodo le istituzioni hanno lavorato così bene assieme. Grazie e buona giornata.